Military press. Posizione iniziale. Prima dovete incastrare bene le mani, braccia sull'angolo della maniglia, gambe a larghezza delle spalle. Rack position. Posizione iniziale, fare press con un braccio e da questa posizione iniziamo il movimento. Vedete? Questo esercizio, come avete visto, è molto veloce. Perciò scopo di questo esercizio è sviluppo di forza veloce. I muscoli maggiori coinvolti è spalle e braccia, sarebbero tricipiti, deltoide anteriore e laterale. In questa posizione, noi vedete, sembra che in questa posizione io sempre nelle posizioni che petto allontanato. Sì, perché nella fase estensione braccia e rack position, noi siamo siccome nella posizione rack position. Perciò questa fase, appena nella fase aerea, leggermente gambe si rilassano e corpo si addrizza, appena tornare nel rack e l'altro braccio si disteso, noi siamo in questa posizione e pesi verticalmente sempre finiscono al centro del piede. Bene, questa posizione. Allora, spiego adesso lentamente il movimento. Da questa fase, nella discesa, noi contemporaneamente dobbiamo salire e scendere e attrezzi si incontrano più o meno all'altezza della testa, dove finisce la testa. Gomito va interno per prendere il torace e qui si distende senza nessuna pronazione. Eccolo, fuori aria. Di nuovo, faccio un rimbalzo subito senza fermarsi. Inspiro, braccia si alternano, arrivo nella fase finale, distensione braccia, rack position, fuori aria, di nuovo. Coordinazione, vedete, questo è un movimento per mobilità della colonna vertebrale, movimento con bacino, il bacino si sposta leggermente in avanti, si distende e si raddrizza. Questi movimenti.